ho proprio ragione. Rinaldo Melucci e la sua amministrazione sono un'autentica disgrazia politica per Taranto. Ne ha combinato un'altra, anzi altre due. Uno, l'amministrazione ha deciso di eliminare gli abbonamenti per parcheggiare nel borgo per i lavoratori che appunto operano nel borgo. Era un abbonamento a tariffa agevolata a 25 euro. Melucci cosa fa? L'amministrazione Melucci abolisce questo abbonamento. E questo cosa significa? Che i poveri cristi, i lavoratori del borgo, ma penso soprattutto ai commercianti, ai commessi in modo particolare, dovranno sborsare un euro a ora, il che significa che un povero commesso che viene sfruttato, che prende 800 euro al mese, dovrà pagare circa 300 euro di parcheggio, mentre prima ne pagava 25 per lavorare nel borgo. Melucci, ma che cazzo ti è venuto in mente? Che cazzo di delibera, di provvedimento è? Ma veramente volete stritolare i poveri cristi in questa città? Vi rendete conto di quello che state facendo? Vi rendete conto? È come se non bastasse, un'altra novità. In via Liguria i residenti prima erano esenti, parcheggiavano gli abitanti di via Liguria senza pagare sulle strisce blu di via Liguria, ora dovranno parcheggiare. E dove cazzo dovranno parcheggiare la macchina? Caro Melucci, la dovranno parcheggiare sul terrazzo del loro palazzo? Fatemi capire come funziona questo sistema. Tanto per te, caro Melucci, il problema parcheggi non si pone. Tu vieni preso e accompagnato da Crispiano con l'autista del comune, tutto lecito, per carità, sempre a spese nostre. Tu non avverti i problemi, ma io penso a quello che sta accadendo nel borgo di Taranto. Cosa accadrà nel borgo di Taranto? La gente che impazzirà, dissanguata, per pagare il parcheggio. Io da consigliere comunale mi metto a piena disposizione. Il mio numero è 339-240-4240. Ribellatevi e ribelliamoci insieme. Io vi do tutto il mio apporto politico, il mio apporto mediatico, il mio apporto personale. Non si può continuare a subire. È un'amministrazione che fa scelte scellerate che stanno uccidendo la città. Prima ci liberiamo politicamente di Rinaldo Melucci e prima e meglio sarà un bene per tutti. Assurdo! Signori, 300 euro al mese, cari commercianti, cari operatori del borgo, vi costerà questo scherzetto di Melucci. L'amministrazione Melucci dice usate i mezzi pubblici. Molto facile a dirsi, considerando che poi i nostri bus dell'AMAT presentano dei ritardi mai visti, dei ritardi elefantiaci, e poi per esempio i ristoratori che chiudono a mezzanotte, all'una e alle due, come tornano a casa? Proprio significa mettere in ginocchio certe categorie. La sua ragione qual era? La ratio del suo provvedimento è che praticamente, si diceva, molti abusano, no? Ci sono dei finti lavoratori del borgo, gente che si dichiara lavoratore o lavoratrice del borgo e poi in effetti non lavora nel borgo. Benissimo, si controlla, si fa una certificazione in cui il datore di lavoro certifica che il soggetto X lavora al borgo, è suo dipendente e si assume le responsabilità, è il datore di lavoro e il dipendente, e si controlla se la persona è assunta o meno e si dice anche qual è il suo orario di lavoro. Ma non che per la paura che ci siano le persone che dichiarano il falso andiamo a danneggiare tutti. Ma come cazzo ragioni, Melucci? Scusate, come diceva Checco Zalone, ma questo è del mestiere?